Everybody. Allora, questo è un video un po' così. Ho fatto un po' di shopping e quindi vediamo se c'è qualcuno o qualcuna, forse soprattutto interessata a vedere qualche cosina che ho comprato, principalmente da Primark, ma anche da MAC Cosmetics, Boots e Kiko. Ok? Quindi facciamo un giro da Primark e vediamo che cosa ho comprato. Ellie, come diavolo sei vestita? A parte che sapete che io nei miei video non è che sto qua a tirarmi, a mettermi elegante, ma oggi ci sono 40 gradi a Londra e non è un modo di dire, ci sono 40 gradi. Sono tornata a casa alle 5 e mezza, un disastro, sono stanchissima e già tanto che non sono nuda in questo video perché sto morendo di caldo. Ma passiamo direttamente a vedere cosa ho comprato invece 2 giorni fa. Farò un po' tutto un misto, nel senso che ho buttato un po' tutto qua sul tavolo e quindi probabilmente non andrò a blocchi solo Primark, then Kiko, Boots, eccetera. Magari mischio un po' tutto, però vediamo alcune cosine anche perché un paio di cose non le ho mai prese e sono curiosa di provarle. Cominciamo da quello che ho davanti, intanto un bicchiere di lemonade. Ghiacciata, sto morendo veramente. Allora, a parte delle cose essenziali che ho preso da Boots, tipo il cotone e un deodorante, questo devo dire che è molto buono perché è veramente forte e che normalmente non mi piacerebbe, ma è quel forte subito e poi diventa un pochino più delicato. Quindi deodorante al muschio bianco, il cotone di Boots, anche se poi sono andata dal Primark e sappiamo che forse avrei fatto meglio a prenderlo lì perché costa meno, ma ad ogni modo l'ho preso, quindi cotone e deodorante. Poi, sempre da Boots, c'era questa crema nuova. Avevo bisogno così di provare una crema. Questa anti-aging, certo serve. Ho preso questa qua, era scontata, costava 9, mi sembra, l'ho pagata 3 stelline in meno. Non so che effetto, non l'ho ancora provata, non so che, se funziona o meno. L'importante per me è che mi lasci poi la crema, la pelle molto idratata. Questo è, quindi abbastanza piccolo. Però probabilmente ne bastano anche poche gocce. E poi passiamo a vediamo cosa ho preso ancora d'altro. Vabbè, da Boots ho anche preso il parassetamolo che non vi sto a far vedere. Tra parentesi, mi sono ripresa il Covid. Io e il mio compagno, tutti e due insieme allegramente. Lasciamo perdere, apriamo e chiudiamo la parentesi. Sono andata poi da Kiko e questo ve lo straconsiglio. Ho preso uno smalto, che poi è anche quello che indosso perché appunto questo shopping l'ho fatto 2 giorni fa, che ha questo bellissimo colore. Poi ne ho preso uno classico nero, però, che ve lo faccio vedere da vicino, è un classico smalto nero. E poi da Kiko ho ripreso, un'altra volta perché mi trovo stra bene, questo trasparente effetto gel. È fantastico, fa durare molto di più lo smalto e poi fa proprio un effetto leggermente più spesso, come se fosse gel molto lucido. È pazzesco, è la seconda volta che lo prendo, mi trovo stra bene. Se vogliamo rimanere in tema di cosmetici, io dovete sapere che praticamente il 90% di quello che uso di make-up è MAC. Anche perché fino a qualche anno fa avevo lo sconto del 40% e sapete che MAC ha certi prezzi, quindi avere lo sconto del 40% era molto utile. Ho comprato una marea di roba, ci camperò in eterno a vita, perché chiaramente vivrò di rendita, si dice, no? Quindi sono andata da MAC perché credeva tantissimo comunque che non ci andavo, purtroppo lo sconto del 40% non ce l'ho più. E ho preso una cosa per una mia amica che fa il compleanno, quindi le ho preso una piccola palette. La mia amica, lei indossa principalmente colori abbastanza neutri, quindi le ho preso questa. Adesso la rimettiamo dentro piano piano. Questa costava 26, da piccolo regalino di compleanno. E poi per me, che era già tantissimo che appunto non prendiamo niente, ho preso il Fix Plus, che per le fanciulle in ascolto probabilmente sanno cos'è, che è il fissatore. Ma questo ha quell'effetto glow, un pochino quello sparkle effect, ma senza che sembra che ti abbiano buttato l'oro in faccia. È delicato e mi piaceva molto, quindi ho preso questo. 26 costava questo, quindi i prezzi di MAC non sono affatto cambiati, anzi, forse no. Non mi ricordo quanto costava qualche anno fa, però
ripeto, mi sono un po' voluta viziare, era tanto che non compravo qualcosa, mi piaceva e quindi why not. Passiamo a Primark. Primark questa volta mi ha dato qualche soddisfazione, perché devo dire la verità, per un po' ci sono passata e non ho trovato niente che mi interessasse. Per andare a lavorare, questo top da mettere sotto una giacca, è un color verde salvia chiarissimo e l'ho pagato 5 pound. Poi ho preso un mazzetto di bracciali, così anche questi da indossare magari un paio al lavoro, comunque costavano un pound tutti quanti, quindi assolutamente quelle cose per togliersi lo sfizio una volta ogni tanto. Poi io dovete sapere che ho la fissa dei cappellini estivi, cappelli e cappellini, e me ne serviva uno neutro nero e quindi da Primark l'ho trovato alla bellezza di 2,50. Poi non ho mai provato un mascara di Primark, ero lì e ho detto why not. Ho preso questo Double Act, 3 pound, non ho idea di come sia, però poi magari ve lo faccio sapere, se qualcuno l'ha già provato me lo dica. Poi la settimana scorsa, quando sono andata con Damien a quella laguna qua a Londra, mi sono resa conto che non avevo una borsa estiva, perché comunque non mi serve di solito, quindi sono andata in questa laguna con la borsa classica da lavoro e mi sentivo veramente ridicola, non volevo neanche spendere tanti soldi per una borsa estiva che userò praticamente poco. Quindi da Primark ho trovato questa qua carinissima, che si porta sia a tracolla oppure così, è molto carina, la cerniera, due tasche dentro, media grandezza, ci sta qualcosa ma non è eccessiva, l'ho pagata 8 sterline e che per me era ottima perché mi piace molto, appunto è fatta così e il prezzo è molto buono, è estiva e quindi ho adesso la mia borsa estiva che mi mancava. Poi sempre per uscire un po' così molto casual, però giusto per dare un tocco, ho preso questi flip flops che hanno questa sbrilluccatura qui, questo luccichi qua, e costavano 4 stelline. Questo qua, tipo setoso, diciamo così, va bene sia per i capelli da mettere qui in gola, magari anche d'inverno con un cappottino, però l'ho preso perché secondo me sta anche molto bene se lo metto intorno alla maniglia della borsa e fa questo gioco di colori. Gli dà un po' di colore, no? Quindi la fa sembrare ancora un po' più estiva. Questo costava 2,50 ed è molto molto carino, ripeto, in testa, una coda di cavallo, cose del genere. Poi, sempre per andare a lavorare, ho preso questo, quindi molto lungo, è un verde salvia anche questo, quindi sta molto bene sotto questo top che abbiamo visto prima. Vediamo se si vede un po', così. Sta molto bene sopra, non sotto, non so cosa ho detto. Stanno bene questi due insieme, non si vede benissimo. Quindi ho preso questo e questo qua costava 10. E poi, sempre per andare a lavorare, mi sono spizzarita per il lavoro e poca cosa per me, ma in realtà poi vi dico una cosa. Ho preso questo, sempre quel tessuto simil setoso, è color vaniglia, quindi crema, ed è fatto così, con questa stampa, e mi piace molto, devo dire, 5 sterline. Poi ho preso un'altra cosa, questo è un negozio che vi consiglio, si trova in Oxford Street, ha delle cose molto graziose, in parte simile a H&M, alcune cose, sì, forse lo paragonerei un pochino inoino a H&M, e mi trovo molto bene per i pantaloni, e ho preso un paio di pantaloni per andare a lavorare, e sono normali pantaloni neri, ma hanno i tasconi qua sulla gamba, non so se si vede, sono un po' stropicciati ovviamente perché stanno nel sacchetto, e mi piacevano perché io, occupandomi dell'edificio anche a livello di manutenzione, cioè non è che faccio la manutenzione, organizzo la manutenzione, però a volte giro con i screwdrivers in mano, il cellulare eccetera, e quindi non c'ho mai tasche, ho detto ma senti, sono molto carini perché sono classico da giacca e pantalone, però con questi tasconi, ho detto sai che ti dico che quasi quasi li prendo e mi porto avanti. Invece per lo shopping un po' più carino di me, carino per me, ho visto un bel vestito estivo, molto lungo, molto scollato, rosa, eccetera. Passerò tra qualche giorno da, mi sembra che era da River Island, non lo ricordo, l'ho visto, comunque mi piaceva molto e credo che andrò a prendere quello. Da Primark, avete visto quanta roba ho preso,
ho speso 37 sterline, quindi comunque poco. I pantaloni ho pagati 30, però è un altro tipo di negozio. I prezzi di MAC ve li ho detti, Kiko lo sapete che è abbastanza economico. E niente, questo è stato il mio shopping, non lo faccio spesso, come avete visto che non ho molti video, anzi forse quasi nessuno, se non si possono contare tipo 3 forse video di shopping su tutto il mio canale, su 300 video. Non sono un amante, non sono una che fa grandi shopping, spesone. C'erano un po' di sconti in questo periodo, ovviamente come tutte le volte che ci sono i saldi, io non trovo niente che mi piace in saldi, ma questo ho scoperto di non essere la unica a fare questo. E da una Ellie estremamente sudata, che sta veramente male, io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo, sperando che sia leggermente più incentrato verso Londra. Ma se vi interessa nel frattempo, iscriviti al mio canale, ci sono tante altre cose di cui parlo. Lasciami un commento, un like, che a me fa sempre estremamente piacere. Ciao!